anche qui, certo che la finanza ha fatto dei guasti micidiali, ma per non cadere nella volgata letteraria, la finanza sterco del diavolo, salvate noi e non salvate le banche. Ho letto un ultimo librino, un romanzo intitolato Banca criminale, e via. Poi se andiamo nella letteratura troviamo cose sconfinate, però quello che insisto a dire è la finanza spesso è oggetto di titoli sui giornali. Bisogna avere l'umiltà, e io mi auguro che nelle scuole lo si cominci a fare, che prendendo da un titolo, che può essere un titolo allarmante, lo si cominci a decodificare, a spezzare nelle sue componenti tecniche, no? I mercati sono, e la finanza, è il sistema più regolamentato che ci sia al mondo. Le norme della finanza sono frutto del sistema politico, scusate, forse sto deviando, ma la finanza, le regole della finanza non sono le tavole che discendono dal buon Dio. Prendiamo l'Europa, noi abbiamo prima le direttive comunitarie che fissano le norme generali sui mercati finanziari europei, poi i parlamenti nazionali che devono recepire nella loro legislazione le direttive comunitarie, poi una volta recepite queste normative comunitarie dà incarico alle autorità di vigilanza, Consob e Banca Italia, di regolamentare i mercati. E questo si chiama la eteroregolamentazione. C'è qualcuno che dal di fuori regola i mercati finanziari. Eteroregolamentazione. Complessissima. Chi di voi avesse voglia di perdere tempo e andare su il sito di Banca Italia o il sito della Consob a guardare quante sono le pagine del testo unico bancario o del testo unico della finanza, si spara, perché poi dietro a quel testo unico ci sono centinaia di regolamenti che la Banca d'Italia e la Consob devono scrivere. E il sistema, altro che mercato libero, quando uno dice i mercati frutto del liberismo selvaggio. Beh, i mercati sono la cosa più regolamentata che ci sia al mondo, fino ad arrivare al limite del cosiddetto overkilling, cioè a forza di regolamentare qualcosa la si uccide, perché alla fine non c'è più spazio per l'iniziativa privata. Quindi anche qui via l'idea di mercati far west, possiamo dire mercati, finanza mal regolamentata. Ma allora lo sforzo è andiamo a vedere la regolamentazione, andiamo a vedere dove sono le cose non giustamente regolamentate. Sapendo, e con questo poi ho concluso, ma è l'ultimo messaggio, sapendo che la regolamentazione sarà sempre un passo indietro al funzionamento dei mercati finanziari. Perché la finanza da quando esiste, esiste perché c'è l'innovazione finanziaria. Due esempi di scuola. Venezia, quando Venezia era una potenza marinara, scopre che mandare le proprie navi a commerciare con la Turchia, con l'impero ottomano, il rischio di un unico proprietario di tutto il carico era eccessivo. Hanno inventato la caratura. Cioè il rischio di quella nave era ripartita fra produttori che portavano i vetri a Istanbul e tornavano con le sete. Hanno inventato una società per azioni. In nuce, quella è la società per azioni. La partecipazione al rischio con quote proprietarie di un'impresa commerciale. E questa è stata una grandissima innovazione finanziaria, che veramente la regolamentazione non sapeva. Una volta che si è scoperta la società per azione, hanno cominciato a regolamentare le società per azione. Altro esempio, prendiamo dalla Toscana, i medici. Si scopre che le strade sono pericolose per trasferire le sete o gli ori da Firenze a Lione.
perché ci sono banditi e grassatori e si inventano la lettera di cambio. Cioè non sposto le merci, ma sposto qualcosa che è un credito rispetto a un debito. È ovvio che la regolamentazione di allora non aveva la più pallida idea che stessero nascendo le società per azioni o stesse nascendo la lettera di cambio e sostanzialmente le banche, perché poi questo è la vera e propria realtà. Nasce una banca moderna, cioè non tiene più lo scambio in natura, ma lo scambio di rapporti di debito e credito sulla fiducia. Dico questo perché, poiché l'innovazione finanziaria è inarrestabile, è difficilissimo il compito del regolatore, che deve sempre inseguire la innovazione finanziaria. Gli esempi ne sono a non finire, ma i cosiddetti titoli strutturati, questi strani animali che non si capisce bene cosa vogliono dire e che rischio hanno, è un'innovazione finanziaria sul quale il regolatore si è trovato completamente spiazzato. Cosa sono questi animali? Quanti gambe hanno? Dove corrono? Cosa fanno? Come sono fatti? Studiamo l'innovazione finanziaria. Però attenzione, non possiamo bloccare l'innovazione finanziaria. Non possiamo bloccare in nessun settore dell'economia, sia esso l'economia reale o l'economia finanziaria, non possiamo bloccare il processo di innovazione finanziaria, che è il motore del mondo. Non lo dico io, ma la dice Schumpeter sull'imprenditore che innova. Quindi, ripeto, se vogliamo approcciarci ai temi della finanza, non so se ho svolto il compito, però se vogliamo approcciarci ai temi della finanza, dobbiamo avere, a parer mio, questi macro punti in testa: la fiducia, il rischio, l'innovazione, la regolamentazione, tutti temi tecnicamente difficilissimi da decodificare, per non cadere nello slogan, no? Per non cadere, purtroppo, poi in un paese, non solo il nostro, dove importanti sono titoli gridati sui mass media, però quello che il messaggio che voglio trasferirvi è che dietro a queste affermazioni, a queste denunce, non si reagisce con l'uccisione di questa cosa, ma più semplicemente bisogna andare a decodificarne tutti gli aspetti tecnici, spiegarli a livello dell'interesse. Evidentemente si va dalle prime nozioni e nessuno con l'educazione finanziaria nelle scuole, nessuno vuol creare dei tecnici della finanza, però vuole creare quelle 10, 20, 30 idee che consentono di cominciare ad approcciarsi ai temi della finanza. Questo è, a parer mio, quello che io temo sia, possa essere, o almeno mi sono illuso di fare, un tentativo di spiegare la parola finanza, dietro alla quale ci sono mille costruzioni, mille ipotesi e, aggiungo, mille teorie politiche. Se voi prendete, e ho veramente concluso e sono stupito, prendete l'ultimo libro pubblicato dal Mulino di un certo professor Robert Schiller, famosissimo professore dell'università di Yale, che ha scritto delle cose tecnicamente incantevoli, scrive questo libro dicendo che la finanza, concetto in parte astratto, dopo avere servito l'industria per il finanziamento dell'industria, il denaro che serviva ai commercianti medievali per mettere sul commercio, genera il capitalismo finanziario che realizzerà una società giusta. Ideologia pura. Allora, come dicevano i miei vecchi maestri, ogni economista che voglia essere credibile prima dovrebbe spiegare la visione del mondo che ha. L'economia non è la fisica della società. Qualcuno ha cercato di spiegare che la finanza, Schiller, è la fisica della società.
per cui grazie alla finanza si realizza il capitalismo finanziario che è l'Eden della società giusta. Allora uno dovrebbe cominciare a chiedere al professor Robert Schiller: ma tu che visione hai del mondo? Credo che voti per la destra americana, non lo so, però vedremo se salta fuori qualcosa. Allora uno dovrebbe cominciare a spiegare la visione del mondo che ha in materia di solidarietà, crescita, rispetto della persona umana. Cioè pensare di ridurre l'individuo all'uomo razionale, all'uomo che fa il calcolo razionale, quando sappiamo da tutti gli studi dell'economia comportamentale che non esiste nessuna razionalità nelle scelte economiche dell'individuo, ecco, ridurre l'individuo come un'enorme lente, che è uno specchio deformante che riduce il profilo di una persona a un puntino in uno specchio là in fondo, forse riprendere la complessità della figura umana, a cercare di capire le motivazioni, perché, e ho veramente finito, la finanza è come segue ognuno di noi dalla culla alla barra. È una cosa di cui non si può fare a meno. E dunque riportare la finanza non nelle discipline tecniche, ma riportare la finanza dentro le scienze umane, mi pare che sia un passo da fare. Riportarlo dentro le scienze umane e anche, cioè, riportarlo all'interno della cultura generale, far dialogare le diverse discipline in termini anche di finanza. Gli esempi storici ci sono, alcuni aspetti sono molto difficili perché c'è un substrato tecnico che non è facilissimo da decodificare, però dipende dai livelli dove ci si muove. Però io direi, cos'è la finanza, se questa è la domanda che mi era stata fatta? La finanza è una disciplina, non è una teorema, la finanza forse non è neppure una scienza, ma forse è meglio se la chiamiamo una disciplina, non una scienza, è una disciplina che deve dialogare con tutte le discipline che vengono insegnate nelle nostre scuole. Concludo proprio finale, sono dunque contro all'ora di finanza nelle scuole, che farebbe la fine dell'ora di educazione fisica di cui nessuno ha mai più sentito parlare.